facciamo una prima prova per vedere a che punto siete come forza di voce. Vediamo se sapete rispondere tutti insieme con una voce sola. Proviamo? Sì! Allora, una mano, quante dita? Dita! Facciamo una ripetizione perché c'è qualcuno che ha risposto prima, qualcuno dopo, qualcuno che non ha risposto. Una mano, quante dita? Dita! Così va bene. Due mani, quante dita hanno? 10 mani, quante dita hanno? Dieci mani, 100 dita. 10 dita per mano. Siamo poco forti in aritmetica da questa parte. Volete ancora che l'Europa a guida tedesca ci imponga i compiti a casa come fa con gli scolaretti? Volete ancora un altro governo accucciato davanti ai diktat della signora Merkel e della sua politica rovina Italia? Vi siete preparati, complimenti. Volete ancora un'Europa a guida tedesca che ci imponga più austerità, più tasse, più imprese in crisi, più disoccupati, più giovani senza lavoro? No! Volete al governo la sinistra delle tasse dell'IMU, dell'aumento dell'IVA? Sono sceso dall'aereo, sono stato avvicinato da un addetto, si è fatto avanti e mi ha detto: scusi presidente, ma davvero ci rendete l'IMU? Allora io l'ho guardato e gli ho detto: scusi, ma lei non ha sentito quello che ho detto? No, io ho detto che se noi non dovessimo rendere l'IMU, io non mi faccio più chiamare col mio nome e col cognome e cambio paese. E allora, cominciamo da l'IMU, è una delle diverse proposte che noi abbiamo fatto e che ha suscitato le reazioni di tutti i nostri avversari, che non portando mai avanti una sola nuova idea, aspettano che noi che facciamo delle proposte per poi dirci che sono commesse da Marinello, per dirci che non le manterremo, che non abbiamo credibilità e via di questo passo. Allora vorrei cominciare dalla credibilità. Vi ricordate che nel 2001 presentammo, anzi lo feci io personalmente davanti a tutta l'Italia, a porta, un cosiddetto, lo chiamiamo così, contratto con gli italiani? Vi ricordate? In questo contratto con gli italiani noi inseremmo 5 promesse che ci impegniamo a realizzare. Bene? Quelle 5 promesse noi le abbiamo realizzate tutte. 2008, campagna elettorale, abbiamo presentato un altro contratto con gli italiani. Mettiamo dentro 6 promesse. La prima di queste era che avremmo abrogato l'ICI, un'altra pensata della sinistra come tassa sulla casa. Bene, quelle 6 promesse le abbiamo tutte mantenute. Perché per noi la prima moralità in politica è mantenere gli impegni che si assumono con gli elettori. E allora, che cosa è successo?
con questo governo dei cosiddetti tecnici che ha aperto una parentesi nella storia democratica del nostro paese. In nessun paese occidentale c'è stato mai qualcosa di simile, di avere costretto un governo eletto dai cittadini ad andarsene. La politica di austerità imposta dalla signora Merkel all'Europa e dall'Europa a noi e a tutti gli altri paesi. Qual è stato il risultato di questa politica di austerità? In Europa oggi sono 50 milioni di cittadini europei che non hanno un lavoro o sono sottooccupati. Da noi questa politica, che può essere una politica fruttuosa se si applica delle economie in pieno sviluppo, da noi questa politica ci ha portato dentro una recessione profonda. Monti ha garantito al capo dello Stato, a me come presidente uscente, ha garantito a Bersani, ha garantito più volte parlando agli italiani che dopo il governo non si sarebbe messo in mezzo nella lotta politica, non sarebbe diventato protagonista anche lui della politica. Ha fatto esattamente il contrario. E credo che basti questo per non riconoscergli più da parte nostra alcuna credibilità. Io dico, ha accecato dalle luci della ribalta, perché è sempre in televisione, adesso dice che la sua finalità e il suo piacere sarà quello di sconfiggere in Lombardia il centrodestra. Bravo, mi sembra una scelta coerente. Grillo. Stavo dicendo della Madonna, ma non si può. Dillo è un gran dritto, è uno molto capace nei confronti del pubblico, è un istrione straordinario, sa parlare alle piazze, ha fatto allenamento tutta la vita e recita con grande disciplina sempre lo stesso copione. Io ho voluto verificare di persona le cose che è andato dicendo nelle varie piazze d'Italia, mi sono visto un suo comizio al nord, uno al centro e uno a Palermo. Non ci credevo, i discorsi erano perfettamente identici. Anche le battute. Domani il signor Bersani parlerà di cabaret. E sapete che è vero, una altra profonda differenza tra noi e loro è proprio questa. Loro sono sempre seri, loro sono sempre pensierosi, loro sono sempre incazzati. Abbiamo meticolosamente scelto, non tra persone che vedano la politica come mestiere per se stessi, ma tra persone che hanno già un lavoro, che hanno già una professione, che sono già indipendenti di loro. E a queste persone abbiamo fatto firmare un patto del parlamentare, che vi leggo, e credo che sia qualcosa di molto giusto, di molto positivo. Allora, si impegnano il sottoscritto, io sottoscritto, candidato del Popolo della Libertà, mi impegno, uno, a votare il dimezzamento degli emolumenti dei parlamentari. Ad approvare la riforma della Costituzione che prevede il dimezzamento del numero dei parlamentari. Votare una legge che azzeri il finanziamento pubblico dei partiti. E altre cose infine, a impegnare al servizio del mio paese per non più di
in due legislature a partire da questa. 10 anni. Vogliamo l'IMU e restituiamo l'IMU del 2012. Primo consiglio dei ministri. Secondo, aboliamo il finanziamento pubblico ai partiti. Primo consiglio dei ministri. Terzo, ci sono 37 giovani su 100 che sono disoccupati, che non hanno lavoro. E allora variamo una norma per cui le aziende che volessero assumere un giovane possano assumerlo avendo come costo soltanto quello che pagano al giovane come salario o come stipendio, senza dover pagare l'imposta e i contributi che rendono più del doppio il costo dell'azienda. È più conveniente che assumere in nero, perché quando assumi in nero non puoi conteggiare nei tuoi costi quello che paghi. In questo modo si può conteggiare l'intero costo e lì si scala dall'utile. Quarto, le cose che abbiamo appena detto, cambiamo la Costituzione per rendere governabile l'Italia. Quinto, l'abbiamo detto, riduciamo le tasse sulle famiglie e sulle imprese. Sesto, importante, eliminiamo il limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti. Questo limite a 300 euro. E lui lo dice con quella sua bella faccia emiliana che fa simpatia. A me non riesco nemmeno a arrabbiarmi con lui, perché sì, anche Prodi di quelle parti lì. Se mo guarda bene, mo Silvio, ma te, perché continui tutti i giorni a romperci le palle? Comunque non gli lasceremo fare questa operazione demenziale. Poi un altro punto è: insistiamo in Europa affinché la BCE, Banca Centrale Europea, diventi una vera banca centrale. Qua dovrei parlarvi per almeno 3/4 d'ora. Credetemi sulla parola, l'euro non può stare in piedi se non si arriva ad avere la banca centrale che garantisce i debiti pubblici di tutti i paesi, pronta a stampare moneta all'occorrenza. Quando un paese non riesce a pagare i titoli del suo debito pubblico che vengono in discussione, noi abbiamo rinunciato al diritto di stampare moneta, ma ci deve essere qualcuno che sia disposto a dare garanzie e a stampare questa moneta. La Germania dice di no, perché al terrore dell'inflazione e ha dato come unica missione alla Banca Centrale Europea quella di controllare, di verificare, di combattere l'inflazione. Stamattina mi sono collegato al telefono con il direttore Belpietro a Canale 5 e ho detto, senza peli sulla lingua, che cosa io pensavo della situazione italiana in raffronto alla magistratura. E ho detto delle cose molto serie, molto vere, ve le dico così. Noi oggi abbiamo dentro la nostra democrazia un cancro, una patologia che si chiama magistratura. Non tutta, perché la maggioranza dei giudici è fatta da persone per bene, integerne, ma c'è una corrente legata da un filo rosso che usa il potere dei giudici come strumento di lotta politica contro gli avversari che vuole far sparire. Vendola, Vendola. Io lo immagino, riesco a prenderlo sul serio. Ha detto che i ricchi debbano andare all'inferno. Io, che sono molto più buono e generoso di lui, gli ho detto che lui dovrebbe andare in paradiso. Ma in quale paradiso? Nel paradiso comunista, per esempio, della Corea del Nord.
esprimendoci e facendo fare un po' di sport alle nostre corde vocali. Ci state? Sì! Siete pronti? Sì! Siete convinti che la prima casa sia un bene sacro, e cioè il pilastro su cui ogni famiglia deve avere il diritto di costruire la sicurezza del proprio futuro? Credete che riusciremo a realizzare l'abolizione dell'IMU sulla prima casa? Credete che restituiremo l'IMU sulla prima casa già pagata nel 2012? Volete che si riduca del 2% all'anno il costo della macchina dello Stato per poter introdurre il quoziente familiare e due sole aliquote IRPEF, il 22,3 e il 33%? Volete che si riduca del 2% all'anno il costo della macchina dello Stato per poter introdurre l'abolizione dell'IRAP, l'imposta rapina sulle imprese? Oh, io mi sfogo, voi mi sfogate, ma dovete imparare la memoria, queste, perché poi il finale adesso ve lo dovete aspettare, eh? Vi sembra giusto far pagare zero tasse e zero contributi a un'impresa che assuma a tempo indeterminato un giovane disoccupato? Siete convinti della ricetta liberale che vuole meno tasse sulle imprese, meno tasse sulle famiglie, meno tasse sul lavoro? Siete convinti che meno tasse sulle famiglie, meno tasse sull'impresa, meno tasse sul lavoro producano più consumi, più produzione, più posti di lavoro, più crescita dell'economia e quindi più entrate nelle casse dello Stato per poter aiutare chi è rimasto indietro? E ora vi dico, per concludere, che se siete venuti qui è perché credete nelle stesse cose che tutti insieme crediamo e quindi vi dovete assumere un ruolo, una missione per arrivare alla nostra affermazione, per arrivare alla nostra vittoria. Viva la Puglia, viva Bari, viva l'Italia, viva! La gente della libertà, presidente.